persona, a nome della famiglia Giuliano, per essere qui stasera. Ringrazio l'ingegnere Ferlaino, Vinicio, tutti gli ex del Napoli degli anni 80-84 che hanno reso grande il calcio napoletano e, come vi dicevo, la nostra città, gli amici giornalisti. Un ringraziamento particolare, non me ne vogliate, ma lo devo a Pino Taormina. E passo la parola a Taormina. Dopo le immagini e dopo la parola a mia figlia c'è poco da dire. Comunque, come ha detto mia figlia, io devo ringraziare Pino Taormina che ci ha dato questa opportunità di fare questa festa che veramente ci tenevamo. A Rudy ti posso dire una cosa, stasera è venuto il sindaco di Napoli, tieni presente che il sindaco difficilmente fa delle feste, quindi è venuto proprio per omaggiarti in un modo particolare, perché veramente ci teneva da napoletano essere presente stasera. È vero che ci sta l'assessore, ci stanno altri componenti anche dello staff amministrativo, però il sindaco non è che si muove, diciamo, con tanta voglia di andare a queste feste. È venuto caldeggiato da noi e per omaggiare te. Dopo io non ho più niente da dire, solo ringraziare tutti quanti voi. Ti vorrei passare solo la parola per ringraziare gli ospiti che sono venuti qua stasera ad omaggiare i tuoi 70 anni posticipati. Grazie. Questo è sempre molto difficile perché l'italiano non sta bene per parlare un grande discorso. Questo è vero, Capone conosce. La prima partita io ho giocato con Napoli, noi andiamo a vincere a Ascoli. A un certo momento io volevo giocare fuori gioco e io dico Flori. E questa loro non capisce e io in mezzo campo loro sempre in difesa. Capone, grande giocatore, è stato molto piacere, Antonio, per vedere te e stasera sempre mio amico. Sicuramente altri amici che è venuto stasera, se Mary, moglie di Bruce Colotti, mi piacere vedere Mary ancora perché io sono stato sempre grande amico con lei e con Bruce Colotti sicuramente anche lui. Vengo, speriamo più tardi, sempre in contatto, ma cena l'ho fatto 2 anni fa, se io dico la verità, e questo è sempre, se io vengo a Napoli, va sempre a contattare Miri per un lunch o cena, come leggo, questo è sempre così. Altri amici che sono venuti qui, molto ringrazio per questa sera, non aspettavo questa, Pino mi ha chiamato e dica noi vogliamo organizzare una festa per te, io dico io lavoro a Tunisia perché è stato allenatore, ma se tu vuoi io vengo dopo lavoro, io vengo a Napoli e va, se tu puoi organizzare sicuramente questa festa. È stata molto, per me, molto emozionante, non aspettavo questa cosa, dopo tanti anni se io ho partito a Napoli. Napoli! Resta sempre a un grande plus a mio cuore. Io vinto tutti come giocatore con Ajax, tutti i trofei che tu puoi vincere con una squadra, io vinto. Ho fatto 2 finali, ho perso 2 finali del mondiale anche. Sarebbe bene cambiare uno per un vincitore, un medaglio d'oro, sei calcio di tanto, così può vincere, può perdere, può fare pari, solamente state bene. Io ho venuto ici a Napoli con tanti giocatori, noi non abbiamo una grande squadra, io bisogna dire anche questa cosa, ma noi trova dopo io ho fatto più 2-3 settimane, forse 4 settimane, Antonio non lo so, ma
noi trova modo di giocare, uno è stato molto forte. Io ho venuto qui a Napoli perché io voglio vincere qualcosa. E purtroppo non è arrivato. L'ha pensato Maradona. Ah, sì, sì. questo è vero, ma noi abbiamo un'altra squadra da Maradona che vince lo scudetto. Questa anche bisogna dire. Grande squadra con Maradona, Careca, altre persone a mezzo campo. E questo è vero. Solamente mi dispiace, noi vinciamo niente. Io pensavo, fatto un buon gioco con Napoli, questa a San Paolo, e sicuramente molta gente è stata molto piacere. So, per me, grazie mille per questa serata, molto appreciato. E Napoli resta sempre una gran parte del mio cuore. Grazie. Qualcosina che aveva nel suo librone e quella piccola chicca che a me sinceramente ha fatto impazzire perché c'era la genialità dei napoletani anche allora. Assolutamente. Vabbè, qui ci sono le formazioni schierate dei quattro anni di Rudy al Napoli. Abbiamo la foto con Totonno Giuliano che lo ha battezzato a Napoli, lo ha voluto fortemente a Napoli. Il Guerri Sportivo che celebra il nostro campione con un numero speciale, la foto del gol di Brescia 2-1 con cui vinciamo a Brescia nel maggio dell'aprile dell'81 e il biglietto della partita, il pallone autografato da tutti i componenti della squadra dell'82-83 e da Bruno Pesau, l'allenatore, con la firma di Rudy in primo piano. E direi uno speciale riconoscimento come cimelio al gagliardetto che vedete esposto qui, che è il gagliardetto della partita che giochiamo col Vancouver, che era la squadra da dove Rudy veniva. Lui venne in prestito per 6 mesi a Napoli e poi lo acquistammo in maniera definitiva. Nel contratto avevamo l'amichevole da giocare con il Vancouver nel giugno dell'81. E qui abbiamo poi una cosa che piaciuta particolarmente, un attimo solo che te la questa. Nel maggio dell'81 ci fu il referendum, la consultazione referendaria per l'aborto, e questo è il manifestino con cui i tifosi del Napoli fecero pubblicità a votare contro l'aborto, perché praticamente diceva tifoso: che voti per l'aborto, pensaci, e se la mamma di Crolla avesse abortito. Questo mi sembra una chicca davvero simpatica di quello che abbiamo, una genialità tutta partenopea. Va bene. Perfetto, grazie a te, grazie a voi. Mille. Vi auguriamo semplicemente un buon proseguimento di serata, speriamo che quello che avete mangiato in terrazza e quello che mangiate qua in sala vi piacerà, perché poi è questo insomma anche diciamo il nostro lavoro, e quindi insieme all'accoglienza speriamo che questa serata sia a 360 gradi una serata da ricordare. Questo grande,
grazie. Qua stai in allenamento con il nostro amico in riscaldamento Moreno, Ferrario e Pellegrini. E qua ci abbiamo calendario del Napoli che è autografato, altra cosa, e qua ci abbiamo la Latte Berna che sì, praticamente sì, l'ultimo anno che hai fatto un po' sfortunato di cose purtroppo, ma va bene così. Va bene, anni, molto, molto piacere. Va bene, perfetto. Perfetto, veramente perfetto. Allora, lei sta di qua? Sì.